Anche gli assistenti vocali contribuiscono alla creazione della propria bolla e lo fanno in maniera ancora più intima. Ascoltano le tue conversazioni e le convertono in dati per la profilazione. Se qualche volta ti sei trovato pubblicità inerente a cose di cui hai parlato a voce con qualcuno, ora scoprirai perché. Abbiamo già parlato nelle scorse puntate della bolla di filtraggio e degli assistenti vocali e di come questi impattano sulla nostra privacy. Ma oggi voglio andare oltre per cercare di spiegarti come opera Google. Ti assicuro però che questo metodo si adatta a tanti altri, come ad esempio anche a Facebook e ad Alexa. La prima cosa da dire è che non stiamo parlando di un ente benefico, ma di una società quotata in borsa e che come tale dovrà fare degli utili. Gran parte degli utili di Google arrivano proprio dagli effetti diretti della profilazione degli utenti. Non dimentichiamoci che AdSense è il ramo di Google che si occupa di vendere pubblicità per conto delle aziende. E qual è il modo migliore di ottimizzare le inserzioni se non quello di conoscerti meglio di te stesso? Tutto ciò che Google ti offre è pensato e sviluppato per conoscerti meglio. Gmail, Android, YouTube, Google Foto e via dicendo, tutto riconduce lì. La cosa paradossale è che noi gliene siamo anche grati e addirittura paghiamo per utilizzare alcuni di questi servizi. Google Photo è forse l'esempio più lampante. È stato totalmente gratuito per anni e ora ha delle caratteristiche a pagamento. Tenendo a mente che Google non fa niente per niente, cosa gli abbiamo regalato in tutti questi anni? Tonnellate di immagini con le quali è stata addestrata la sua intelligenza artificiale, che si occupa del riconoscimento di cose, persone, animali e tanto altro. Ha fatto sorridere e indignare come per un certo periodo associava le scimmie alle persone di colore. Oggi invece sa riconoscere quasi tutto con una grandissima precisione. Stessa cosa vale per Facebook. Ricordo la prima volta che mi suggerì il tag di una persona mentre caricavo una foto. E pensai, wow, ma è fighissimo. La seconda volta iniziai a pensare che fosse un po' inquietante, soprattutto per il livello di accuratezza raggiunto nel riconoscimento facciale del social. Ricordo che riusciva a riconoscere anche persone di profilo, con gli occhiali da sole, con buffi capelli, con i capelli davanti agli occhi. Era veramente impressionante. Da qualche mese a questa parte, questa funzionalità è stata comunque disattivata proprio perché era un po' troppo invasiva. E a proposito di social, ti ricordi per caso della 10 Years Challenge? Era quel giochino che richiedeva di pubblicare una foto attuale e una di 10 anni prima, per vedere e magari ridere su quanto tu sia cambiato. Apparentemente rimane un'iniziativa carina, che dà anche un senso ai centinaia di selfie che ci scattiamo quotidianamente. Ma c'è chi sostiene che fosse un'operazione studiata a tavolino, per velocizzare l'apprendimento dell'intelligenza artificiale a predire l'invecchiamento. Un po' come succede in quei film dove la polizia riapre un caso su una persona scomparsa 20 anni prima e mostrano come dovrebbe essere invecchiata. Io appoggio questa tesi, perché la linea teorica la trovo plausibile e coerente con tutto ciò che Google e i social stanno facendo. Ma resta comunque una tesi, perché mancano le prove per affermarlo con certezza. Torniamo a Google e parliamo un attimo di Gmail, che è forse il servizio di posta elettronica più utilizzato al mondo ed è offerto gratuitamente. Qual è il prezzo reale? Le nostre conversazioni che fungono da catalizzatore per la pubblicità. Maps invece ci aiuta nel traffico. Alimenta le informazioni sugli ingorghi proprio grazie agli smartphone presenti in una zona e di contro traccia ogni nostro spostamento e ogni nostra abitudine. Con lo stesso principio di conteggio riusciamo a sapere gli orari più affollati di un negozio. Esiste anche una pagina dove sono elencati tutti i nostri spostamenti, con una precisione incredibile. Ricordo un'intervista di un responsabile di TomTom, il noto produttore di navigatori, perché sì, esistono ancora i navigatori satellitari classici. Il giornalista gli chiese perché uno dovrebbe abbonarsi ai loro servizi, quando invece potrebbe usare Google Maps. Candidamente rispose che il loro servizio non si basa sulla pubblicità, ma su un abbonamento, e per questo non hanno alcun motivo di violare la privacy dell'utente per un ritorno economico. Su Google Maps c'è un aneddoto abbastanza divertente. Uno youtuber tedesco, se non ricordo male, aveva preso una trentina di telefonini, li aveva inseriti in un carrello e si era messo a percorrere una stradina. Su Google Maps quella stradina risultava trafficata e veniva sconsigliata.
lo stesso esperimento è stato rifatto da uno youtuber italiano l'anno scorso. Ma torniamo al nostro argomento. In pratica, per ogni servizio gratuito c'è un corrispettivo in dati personali che noi paghiamo. Vista così è inquietante, vero? Probabilmente ti è anche venuta voglia di smettere di usare tutti questi servizi, e magari lo farai anche, per qualche giorno. Perché poi la comodità prenderà il sopravvento, e barattare le tue abitudini per usare questi servizi non ti sembrerà più così immorale. Nel 2015 Kirk McMaster, fondatore di CyanogenMod, dichiarò di voler slegare Android dai servizi Google. CyanogenMod, se non lo conosci, era una versione di Android installabile sul proprio smartphone, che era capace di aggiungere funzioni e migliorare il dispositivo, e riusciva a donare nuova vita a dispositivi non troppo recenti. Il progetto fallì comunque, e dopo 8 anni di successi scomparì anche la CyanogenMod. Sugli smartphone, una menzione a parte la merita Huawei, che dopo il blocco imposto da Trump riesce in qualche modo a sopravvivere anche senza i servizi Google. Ma solo perché è un colosso e sta riscrivendo ogni singola applicazione. Restano enormi dubbi però su come userà i dati che inevitabilmente raccoglierà e il tempo che le occorrerà per rimpiazzare tutte le app di Google. Per me, al momento, Android senza i servizi Google è un cavallo zoppo. Ti ricorderai, il 14 dicembre 2020, tutti i servizi Google sono andati offline per un'ora. Il mondo era in panico. Questo è un indice significativo di quanto siamo diventati dipendenti dai suoi servizi. Esistono però dei progetti che mirano a liberare gli utenti dalle aziende che vivono dei dati personali e sono delle alternative ai servizi dei colossi. Ho provato ad usarne qualcuno tempo fa, ma purtroppo erano ben lontani dalla perfezione e dall'integrazione di cui godono quelli più famosi e voraci di dati. Tutto quello che ti ho raccontato può essere spaventoso, e forse lo è, ma ci tengo a precisare che non voglio demonizzare queste aziende. Sono però sempre per la consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti. Credo che solo così si possa essere veramente liberi di scegliere. Con questo episodio ho solo voluto renderti un pochino più cosciente di cosa stai utilizzando ogni giorno. E la scelta finale resterà sempre e comunque la tua. Credo di essermi dilungato abbastanza per oggi su questo argomento. Se lo hai trovato interessante, fammelo sapere. Sarò felice di approfondirlo e di parlarne ancora. Come sempre trovi i miei contatti e le fonti che ho utilizzato su tecnoriflessioni.com. Ci sentiamo subito dopo la sigla per la citazione dell'episodio. Abbiamo guadagnato un tipo di libertà per perdere un'altra. Possiamo comunicare e avere informazioni, ma abbiamo perso la privacy. Martin Cooper.